Un importante momento di approfondimento sulla ADHD, che è praticamente il disturbo della iperattività, che spesso viene correlato ad altri disturbi specifici del comportamento o relazionali o dell'apprendimento, si terrà il 28 febbraio all'Istituto Einaudi di Siracusa, organizzato dall'AIFA. Ne parliamo insieme alle referenti territoriali che curano questo progetto di divulgazione, questa campagna di informazione che servirà ad alleviare i disagi in classe degli alunni che presentano questo disturbo. Ne parliamo con due mamme impegnate in prima linea. Quali i disagi quotidiani che bisogna affrontare? E innanzitutto il non essere capiti dagli insegnanti e non essere accettati spesso neanche dai compagni di classe, perché purtroppo, non sapendo gestire le emozioni, non riescono a mettersi a confronto e quindi cercano lo scontro. E da parte dei docenti c'è purtroppo ancora tanta ignoranza sul tema, per cui questi ragazzi vengono giornalmente anche umiliati in classe e demotivati, e molto spesso vengono spinti a lasciare la scuola. Un convegno che focalizza appunto i lavori su questi disagi al fine di far comprendere quali siano le soluzioni, cosa ci aspetta chi, i professionisti che siederanno a questo tavolo, che vuole essere un tavolo di confronto. I professionisti che avremo sarà la dottoressa Gagliano, che è a livello internazionale e che parlerà appunto di tutto questo, di queste problematiche e tematiche. Abbiamo il dottore Bianchini di qua di Siracusa, abbiamo anche la dottoressa Cacopardo e il dottore Costanza di Acireale. La dottoressa Di Rosa, che ha a che fare con la nostra ASP pure di Siracusa. Loro giustamente ci spiegheranno cosa fare tra questi ragazzini con i genitori, come genitori, e cosa fare con gli istituti scolastici e cosa fare anche nella società. Purtroppo questi ragazzini, non essendo seguiti possibilmente da qualcuno, potrebbero rischiare di essere, a parte la dispersione scolastica, ma inoltre il discorso di essere riguardati dal fatto che, essendo positivi provocatori, potrebbero finire sempre e spesso in situazioni molto gravi, come l'alcolismo, la droga o possibilmente anche il carcere. Ma dal punto di vista pedagogico, didattico, ci sono effettivamente delle figure preparate nel territorio oppure ci si adegua? Purtroppo ci si adegua, perché, ripeto, c'è poca formazione e poca informazione, specialmente a Siracusa e provincia. Diciamo che negli altri posti d'Italia e altri luoghi d'Italia e della Sicilia, bene o male, hanno fatto più congressi, hanno fatto più informazione. Stiamo cercando di portarlo anche noi qui a Siracusa e speriamo di essere ascoltati nel migliore dei modi.